Una settimana di dibattiti, mostre, convegni e spettacoli teatrali sul tema della violenza di genere. Mercoledì 25 novembre si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e il Comune di Napoli promuove una serie di iniziative in programma fino al 1 dicembre. La manifestazione si intitola Putesse essere all'era, dal titolo al femminile della canzone di Pino Daniele, e vuole essere un'occasione per riflettere insieme sulla violenza maschile in tutte le forme e contesti della vita sociale. Queste sono occasioni di riflessione e di incontro perché la città avverta che c'è una mobilitazione delle donne su queste tematiche. Per esempio il CUG, per la prima volta il CUG del Comune ha organizzato alle 13.30 del 25 un flash mob dove saranno coinvolte tutte le funzionarie e le dipendenti del Comune di Napoli. Così pure ci sono una serie di spettacoli teatrali e noi siamo riusciti a ottenere uno sconto per quei giorni. Sono state coinvolte la mattina del 25 al Maschi Angioino più di 18 scuole. Promossa dalla consigliera delegata alle pari opportunità Simona Marino, l'iniziativa coinvolge tantissime donne della città in scuole, carceri, associazioni e dal 25 al 30 novembre illuminerà di arancione il Maschio Angioino. Il Comune di Napoli aderisce infatti alla campagna internazionale contro la violenza sulle donne indetta dalle Nazioni Unite e dal Comitato UN Women Italia. Nella convinzione che la violenza è qualcosa di strutturale che attraversa tutti i ceti sociali e che è un fenomeno soprattutto di carattere culturale, quindi l'impegno delle scuole a lavorare su queste tematiche, l'impegno del comune a creare le condizioni perché ci siano sempre momenti di confronto e soprattutto una cosa che ha messo molto a cuore, evitare l'icona della donna vittima e invece affermare la forza delle donne che passa attraverso il loro stare insieme, il loro condividere esperienze di questo genere per affermare il loro diritto alla felicità.